bentornati al mio canale. Allora, oggi vi presento il mio filato e il mio nuovo progetto. Ho realizzato questo maglione con il filato Alice à Billet. Allora, per realizzare questo maglione ho usato 350 grammi di questo filato. Ho lavorato la parte dello sprone e del busto con l'uncinetto del numero 4 e le maniche con l'uncinetto del 3,5. Allora, vi dico la composizione di questo filato. Questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 410 metri. La sua composizione è 80% acrilico, 10% poliestere, 5% paillette e 5% lurex. La lavorazione di questo progetto è una lavorazione top down, quindi si parte dall'alto, dal collo. Io per avviare le mie catenelle ho avviato 57 catenelle e quindi con 57 catenelle ho fatto una taglia 46. Ok, quindi penso che anche per una 48 va benissimo, anche perché lavorando dobbiamo sempre aumentare fino ad arrivare all'altezza del sottobraccio. Ok, quindi man mano che noi andiamo a lavorare, diciamo che il lavoro cresce e quindi si forma la taglia. Qui ho chiuso prima di chiudere qui il sottobraccio, perché man mano che lavoravo ho provato il mio lavoro, quindi arrivata a una certa altezza ho chiuso la scollatura a V, perché a me così andava bene. Allora, io ho chiuso la mia scollatura a 25 centimetri. Per quanto riguarda la larghezza del mio maglione è 46 centimetri e lunga 60 centimetri. Ok, quindi è una lavorazione molto semplice. Questa lavorazione è molto simile alla giacca elegante che ho fatto l'anno scorso, quindi cambio un pochino, ho modificato un pochino il punto, però poi la lavorazione è uguale. Ok, bene, spero che vi piaccia, che volete realizzarla anche voi. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. In caso qualche dubbio o problema, potete tranquillamente contattarmi su Messenger e vi risponderò volentieri. Ok, bene, vi lascio il tutorial e un bacio a tutti, ciao. Allora, io adesso vi faccio un campione, infatti metto su meno catenelle, vi faccio un campioncino, dato che io il maglione già l'ho fatto, però qui ho scritto i punti che io ho messo per il mio maglioncino. Allora, in tutto sono 57 catenelle e nel primo giro lavoriamo una maglia alta, un aumento, poi 13 maglie alte per le maniche, un aumento, 25 maglie alte per la schiena, un aumento, 13 maglie alte per l'altra manica, un aumento e poi una maglia alta. Una maglia alta è per il davanti, i due davanti. E quindi ho fatto uno schemino. Quindi facciamo le 57 catenelle e dobbiamo impostare così i nostri punti. Una maglia alta, un aumento, 13 maglie alte, un aumento, 25 maglie alte per la schiena, un aumento, 13 maglie alte per la manica, un aumento e poi una maglia alta. Allora, questa lavorazione in pratica è la stessa lavorazione della giacca elegante. Ok, allora, come dicevo, io ho messo meno punti, in questo caso ho montato 31 catenelle, quindi faccio una catenella, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. E poi lavoro 2 catenelle, quindi questa è la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro il mio primo aumento, quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Adesso per il mio campione
Lavoro 5 maglie alte, però voi per la manica lavorate 13. Quindi ho lavorato, vi faccio, ripeto, una maglia alta, quindi ho lavorato una maglia alta e un aumento. Ho lavorato una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Adesso per la manica dovrei lavorare 13 maglie alte, ma dato che il mio è un campione, lavoro 5 maglie alte. Però voi lavorate 13 maglie alte. Vi faccio. Uno. Due. Tre. Quattro. Scusate, sono un po' raffreddata. Cinque. Ecco. 5 maglie alte. Voi fate conto che io ho lavorato 13 maglie alte. Adesso devo fare un aumento. Quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta. Adesso per la schiena dovrei lavorare 25 maglie alte. Io nel mio campione lavoro 15 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, fatte le 15 maglie alte. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Quindi fate conto che io ho lavorato 25 maglie alte e adesso ho lavorato un aumento. Quindi adesso lavoro l'altra manica. Nell'altra manica io ho lavorato 13 maglie alte, qui dato che è un campione lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Nell'ultima catenella, se riesco perché è troppo stretto, nell'ultima catenella lavoro una maglia alta. Ecco, e questo è il primo giro. Ora dobbiamo girare il lavoro e lavorare sul rovescio, quindi faccio una catenella, giro il lavoro nella stessa maglia dove ho lavorato la catenella, lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Qui dove abbiamo le 2 catenelle, abbiamo fatto l'angolo, lavoriamo nelle 2 catenelle 2 maglie basse, 1, 2, e poi lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia alta. Così. Qui mi trovo dove abbiamo l'aumento, quindi abbiamo le 2 catenelle, all'interno delle 2 catenelle 2 maglie basse, maglia bassa nella maglia seguente, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa e così via. Ok? Quindi arriviamo fino alla fine. Qui lavorate 2 maglie basse all'interno delle 2 catenelle. E poi lavorate una maglia bassa proprio qui, nella seconda maglia dove forma la V e l'ultima maglia alta. Ci ritroviamo qui alla fine del giro.
Allora, finito il giro delle maglie basse, quindi ho lavorato due maglie basse nell'archetto delle 2 catenelle e due maglie basse nelle due maglie alte, nelle due maglie alte. Ora faccio 3 catenelle e giro il mio lavoro, 1, 2, 3. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, quindi ho fatto un aumento. Quindi questi aumenti sono per il davanti che facciamo la scollatura a V. Adesso qui abbiamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Vado nella prima maglia alta e vado proprio sotto la maglia, sotto la costina, così. Prendo il filo e porto su, 1, 2, riprendo il filo sull'uncinetto e chiudo le maglie allungate e lascio 2 punti sull'uncinetto. Adesso riprendo il filo e chiudo. Qui dove abbiamo le due maglie alte nell'archetto, quindi vado in una maglia bassa e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, quindi ho fatto l'aumento. E qui nella seconda maglia che forma la V lavoro il punto puff, quindi faccio 1, 2 e chiudo le mie maglie, quindi chiudo le maglie allungate, lascio 2 punti, poi riprendo il filo e chiudo con una maglia bassa. Adesso qui nella maglia seguente lavoro una maglia alta, maglia seguente, punto puff. Quindi dobbiamo lavorare una maglia alta e un punto puff, maglia alta, punto puff, e poi nel giro di ritorno lavoriamo un giro tutta maglia bassa e poi quando dobbiamo ricominciare la lavorazione del punto dobbiamo invertire i punti. Dove abbiamo il punto puff lavoriamo una maglia alta e dove abbiamo la maglia alta lavoriamo il punto puff. Allora qui ho lavorato il punto puff, allora vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, dopo la maglia alta il punto puff, 1, 2, maglia alta nella maglia seguente. E qui adesso sono arrivata dove abbiamo gli aumenti. Allora, per essere giusti, quando arrivate qui negli angoli dove facciamo gli aumenti dovete sempre lavorare il punto puff nella prima maglia che forma la V. Quindi qui ho lavorato nella maglia prima del punto V, ho lavorato una maglia alta, quindi qui devo lavorare un punto puff, 1, 2. Vado nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella maglia e lavoro una maglia alta. Nella seconda maglia che forma la V lavoro il punto puff. Così. E adesso qui ho lavorato il punto puff, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, punto puff, maglia seguente, quindi qui ho lavorato il punto puff, nella maglia seguente lavoro la maglia alta, maglia alta, maglia seguente, punto puff, maglia seguente, maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro il punto puff, quindi faccio un punto puff, una maglia alta, punto puff, maglia alta. Ecco, arrivata qui, quindi questa è la parte della schiena, arrivata dove abbiamo gli aumenti, lavoro nella prima maglia che forma la V il punto puff, poi qui dove abbiamo le 2 catenelle lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, e nella seconda maglia che forma la V il punto puff. Quindi quando arrivate negli angoli dovete sempre lavorare il punto puff. Se arrivate qui negli angoli e non vi risulta il punto puff, allora vuol dire che avete sbagliato, e quindi dovete controllare poi i vostri punti.
Questo è un multiplo di 2, quindi il punto è un multiplo di 2 che ho già spiegato in un tutorial. Quindi faccio qui, vado nella prima maglia che forma la V e lavoro il punto puff. 1, 2. Vado nelle due catenelle e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Vado nella seconda maglia che forma la V e lavoro il punto puff. 1, 2. Adesso continuo a lavorare una maglia alta, punto puff. Maglia alta nella maglia seguente e il punto puff. Maglia alta, qui mi trovo l'ultimo aumento, quindi vado nella prima maglia che forma la V e faccio il mio punto puff. 1, 2. Vado qui dove abbiamo le due catenelle e abbiamo nelle due catenelle ho lavorato due maglie basse, quindi vado in una maglia bassa e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, e rientro, maglia alta. Vado nella seconda maglia che forma la V e lavoro un punto puff. 1, 2. E qui nell'ultima maglia alta rimasta, qui dove abbiamo lavorato le maglie basse, lavoro nell'ultima maglia, lavoro 2 maglie alte. Quindi abbiamo iniziato con 2 maglie alte perché abbiamo fatto gli aumenti. Così. Ora faccio una catenella, giro il mio lavoro, rientro nella stessa maglia dove ho lavorato la catenella e faccio una maglia bassa. Maglia bassa nella maglia seguente. Maglia bassa nella maglia seguente. Qui dove abbiamo le due catenelle lavoro 2 maglie basse. 1, 2. E continuo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia alta. Dove poi arriviamo, dove abbiamo gli aumenti, nelle due catenelle lavoriamo 2 maglie basse. Quindi dato che stiamo lavorando dritte, cioè in linea, quindi nel giro di ritorno lavoriamo la maglia bassa. Poi quando poi chiudiamo a cerchio, perché poi chiudiamo il davanti, quando noi arriviamo alla lunghezza della scollatura V che desideriamo, poi andiamo a chiudere e quindi si lavora sempre a giro dopo, quindi poi non facciamo più il giro delle maglie basse, ok? Perché a questo punto si lavora solo sul dritto del lavoro, quindi quando noi lavoriamo in linea, quando giriamo il lavoro, dobbiamo lavorare a maglia bassa e poi sul dritto del lavoro si lavora il punto. Ok, allora arrivo fino alla fine del giro lavorando i miei punti tutti a maglia bassa e nelle due catenelle lavoro 2 maglie basse. Eccomi, allora finito il mio giro delle maglie basse, adesso lavoro 3 catenelle, 1, allora scusate, 1, 2, 3. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Giro il mio lavoro sul dritto. Nella stessa maglia lavoro un aumento. Quindi quando iniziamo il lavoro sul dritto del lavoro dobbiamo fare sempre un aumento in modo da formare la scollatura, ok? Quindi sulla prima maglia e sull'ultima maglia dobbiamo fare un aumento. Quindi ho lavorato 2 maglie alte nella stessa maglia. Vado nella maglia seguente, mi trovo una maglia alta e quindi lavoro il punto puff. Adesso dobbiamo invertire i punti. Quindi dove abbiamo la maglia alta lavoriamo il punto puff. Nella maglia seguente mi trovo il punto puff e quindi lavoro una maglia alta.
nella maglia seguente mi trovo qui dove abbiamo gli aumenti, quindi vado nella prima maglia che forma la V e lavoro il punto puff. 1, 2, vado all'interno qui dove abbiamo le due catenelle, vado in una maglia bassa perché dentro le catenelle abbiamo lavorato le maglie basse, e quindi vado in una maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Vado nella seconda maglia che forma la V, qui dove abbiamo gli aumenti, e lavoro il punto puff. 1, 2, così. Adesso, scusate, si gira il lavoro. Qui abbiamo il punto puff e lavoro una maglia alta. E dove qui mi trovo la maglia alta, lavoro il punto puff. È facile come lavorazione, è molto semplice, è la stessa lavorazione della maglia, scusate, della giacca elegante. Quindi nella maglia seguente, dove abbiamo il punto puff, lavoro una maglia alta, e dove mi trovo la maglia alta lavoro il punto puff, così. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, punto puff. Qui abbiamo il punto puff e lavoro la maglia alta. Sono arrivata qui dove abbiamo gli aumenti, vado nella prima maglia e lavoro il punto puff. All'interno qui dove abbiamo le due catenelle lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Un po' di filo. Ok. Quindi ho lavorato una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, vado nella seconda maglia che forma la V e lavoro il punto puff. 1, 2. E poi vado avanti, lavoro la parte della schiena, poi quando arrivo dove abbiamo gli aumenti faccio la stessa lavorazione. Quindi lavoro questa parte e qui abbiamo gli aumenti, poi si lavora la parte della manica, aumento, qui alla fine si lavora sull'ultima maglia, dovete lavorare 2 maglie alte perché dobbiamo fare gli aumenti, quindi facciamo gli aumenti sia da una parte che dall'altra ovviamente, in modo che poi si forma la scollatura a V. Ok? Quindi andiamo avanti, finito questo giro, facciamo un giro tutto a maglia bassa sul rovescio del lavoro, e qui dove abbiamo poi abbiamo le due catenelle, all'interno delle due catenelle lavorate 2 maglie basse. Ok, quindi finiamo questo giro, poi facciamo il giro sul rovescio del lavoro, lavoriamo a maglia bassa e poi ci ritroviamo, vi faccio rivedere come iniziare il lavoro, fare di nuovo gli aumenti e poi andate avanti da sole, perché il lavoro è semplicissimo. Ok, a dopo. Eccomi, allora finito il giro delle maglie basse, adesso faccio 3 catenelle, giro il mio lavoro, nella stessa maglia lavoro ancora una maglia alta, quindi faccio un aumento. Nella maglia seguente mi trovo una maglia alta e quindi lavoro il punto puff. 1, 2. Maglia seguente mi trovo il punto puff, quindi lavoro una maglia alta. Nella maglia seguente, nella maglia alta lavoro il punto puff. Nel punto puff lavoro una maglia alta. Adesso mi trovo qui dove abbiamo gli aumenti, vado nella prima maglia che forma la V, lavoro il punto puff. 1, 2. All'interno qui dove abbiamo lavorato
due maglie basse nelle 2 catenelle, vado in una maglia bassa, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro e lavoro ancora una maglia alta. Nella seconda maglia che forma la V lavoro il punto puff, 1, 2. Nella maglia seguente, che è un punto puff, lavoro una maglia alta. Nella maglia alta seguente, lavoro il punto puff. E così via. Ok? Questa è la lavorazione. Quindi andate avanti fino ad arrivare alla scollatura che più vi aggrada. Quindi man mano che andate avanti lo provate e provate anche la vostra scollatura. Io per la mia scollatura sono andata avanti per 25 centimetri, perché io ho voluto una scollatura abbastanza profonda, ok? Ovviamente al manichino, quando lo indosso al manichino, la scollatura è molto larga, però dato che io ho una taglia 46, per me quella scollatura va benissimo. Allora, io adesso faccio un po' di giri, cerco di allargare un pochino il lavoro e poi vi faccio vedere come chiudo. Per, ecco, già si vede un pochino la scollatura V, non so se si riesce a vedere così, vedete? Quindi io adesso vado avanti, allargo un pochino il lavoro, faccio ancora un po' di giri e poi vi faccio vedere come ho chiuso la mia scollatura. A dopo. Rieccomi. Allora, io ho fatto un po' di giri per allargare il lavoro, quindi adesso dobbiamo chiudere qui la scollatura V. Allora, facciamo che sono arrivata alla misura della mia scollatura. Nel mio maglione io sono andata avanti, la mia scollatura misura 25 centimetri circa, ok? Quindi mettiamo che sono arrivata alla mia scollatura. Quindi ho finito il giro delle maglie basse sul rovescio del lavoro. Adesso qui inizio solo con 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, quindi non faccio più gli aumenti, e vado nella maglia seguente e lavoro il punto puff. Quindi nella scollatura non facciamo più gli aumenti. Gli aumenti si fanno qui dove dobbiamo lavorare la parte delle maniche, perché dobbiamo arrivare al sottobraccio. Quindi qui si continua a fare gli aumenti. Poi man mano che andate avanti, ovviamente lo provate, quando poi arrivate al sottobraccio, poi siete pronte per chiudere. Allora, continuo la mia lavorazione. Fino ad arrivare alla fine del giro. Quindi lavoro normalmente, ovviamente facendo qui gli aumenti. E alla fine del giro poi chiudiamo la scollatura. Ok, ci ritroviamo qui quando arrivo alla fine del giro. Eccomi, allora sono così alla fine del giro e devo lavorare le 2 ultime maglie. Quindi ho lavorato il punto puff, adesso lavoro una maglia alta, nell'ultima maglia lavoro il punto puff, così. Faccio una catenella e giro il mio lavoro. Adesso lavoro il giro a maglia bassa. Quindi lavoro tutte le mie maglie a maglia bassa. Sapete che nell'archetto delle 2 catenelle dobbiamo lavorare 2 maglie basse. Quindi vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro e poi chiudiamo. Eccomi, allora ho finito il mio giro maglia bassa, devo lavorare ancora l'ultima maglia bassa. Ecco, entro
nella maglia alta, prendo l'altra estremità della scollatura, vado qui, prendo il filo e chiudo tutte le maglie, quindi faccio una maglia bassissima chiudendo tutte le maglie, così. Vado nella maglia seguente, faccio ancora una maglia bassissima, ne faccio un'altra nella maglia seguente, così. Poi tiro il filo, ne lascio un po' e taglio il mio filo. Ecco. Faccio vedere. Ok. E ho chiuso la scollatura. Adesso riprendo la lavorazione. Quindi ho preferito chiudere qui perché non voglio fare la chiusura dei giri proprio qui sul davanti, quindi ho preferito tagliare il filo e adesso inizio la lavorazione da qui. Ok, quindi inizio da qui. Qui mi trovo la maglia alta e il punto puff, quindi vado nella maglia nel punto puff. Allora facciamo così, quindi vado nel punto puff, prendo il filo e faccio 3 catenelle, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta, ok? Quindi qui abbiamo il punto puff, devo lavorare una maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro il punto puff, maglia seguente, mi trovo il punto puff e lavoro una maglia alta. Qui continuo a fare gli aumenti. Allora mi trovo qui dove abbiamo l'aumento, vado nella maglia alta che forma la V, qui lavoro il punto puff, nelle 2 catenelle dove abbiamo lavorato le 2 maglie basse lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, il punto puff nella seconda maglia alta che forma la V. Continuo la mia lavorazione. Adesso dobbiamo lavorare sempre a giro, quindi non facciamo più i giri di maglia bassa perché adesso lavoriamo sempre sul dritto del lavoro. Ok, ecco, quindi lavoro e ci ritroviamo qui dove abbiamo chiuso la scollatura. Eccomi, allora sono arrivata quasi qui dove abbiamo chiuso la scollatura, quindi continuo la lavorazione. Quindi qui ho il punto puff e lavoro la maglia alta, nella maglia alta lavoro il punto puff, adesso mi trovo il punto puff e lavoro una maglia alta, qui dove abbiamo chiuso mi trovo una maglia alta e lavoro il punto puff, maglia seguente, lavoro una maglia alta nel punto puff e nella maglia alta lavoro il punto puff. Ecco, e continuo la lavorazione, quindi adesso è facilissimo. Qui è dove abbiamo chiuso, quindi adesso dovete continuare. Io adesso faccio 2 giri e poi chiudo qui, vi faccio vedere come ho chiuso qui le maniche. Ok, quindi adesso è molto facile, dovete continuare sempre a giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, poi chiudiamo gli scalfi e poi continuate la lavorazione fino alla lunghezza desiderata. Se volete potete fare anche un vestito, un vestito viene veramente carino, un vestito diciamo viene abbastanza pesante perché questo punto prende un po' di filo. Ok, vabbè, allora vado avanti un paio di giri poi chiudiamo le maniche.
Allora, finito il mio giro, adesso vi faccio vedere come ho chiuso qui dove abbiamo gli aumenti, ho chiuso per fare le maniche. Allora, arrivo qui dove abbiamo gli aumenti. Quindi faccio il punto puff, maglia alta. Ecco, qui mi trovo il punto che forma la V, quindi faccio il mio punto puff 1 2. Poi entro nell'archetto delle 2 catenelle e prendo l'altra metà. Quindi inserisco l'uncinetto nei 2 archetti. Quindi prendo il filo e lavoro una maglia alta, così. Poi, quindi qui nell'archetto ho lavorato la maglia alta, vado nella maglia alta e lavoro il punto puff. Nel punto puff, maglia alta, e nella maglia alta il punto puff. E proseguo la lavorazione. Poi, quando arrivo qui per chiudere, quando arrivo qui dove ho chiudere l'altra manica, faccio la stessa lavorazione che ho fatto qui. Dopodiché lavoro sempre a giro fino, diciamo, ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ok? Bene, io adesso finisco il giro, chiudo le due maniche qui. Poi vi faccio vedere come riprendo i punti per iniziare a fare la manica. Allora, chiuse le maniche, adesso vi faccio vedere come riprendere i punti per la manica. Quindi facciamo la manica. È molto semplice perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Vedete? Quindi qui abbiamo una maglia alta, il punto puff, maglia alta, punto puff. E quindi dobbiamo riprendere la lavorazione e facciamo così. Allora, vado qui. Qui mi trovo una maglia alta e parto da qui. Prendo il filo, entro nella maglia alta, faccio una maglia bassissima, una catenella, vado sotto la maglia alta e faccio il punto puff. Molto semplice. Vado nel punto puff e faccio una maglia alta. Nella maglia alta lavoro il punto puff. Semplicissimo. E così vado avanti fino alla lunghezza desiderata, quindi lavoro tutto il giro. Chiudo con una maglia bassissima nel punto puff, poi inizio con 3 catenelle perché qui dobbiamo lavorare una maglia alta e nella maglia alta il punto puff. Così. È molto semplice, quindi si lavora sempre a giro. Io la mia manica l'ho lavorata con l'uncinetto del 3,5. Per quanto riguarda la maglia, l'ho lavorata con il mio filato con l'uncinetto del numero 4. Ok? Vi faccio rivedere la maglia. Eccola. Quindi tutta la parte, lo scollo e la parte del busto, tutto con l'uncinetto del numero 4 e la manica con l'uncinetto del 3,5. Quindi finita la manica, finita la lunghezza, poi alla fine io ho fatto un bordino con delle maglie chiuse insieme, che adesso vi faccio vedere come ho lavorato. Allora, vi faccio vedere come ho lavorato il bordo della maglia. Quindi faccio una catenella, rientro dentro la maglia e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Nella maglia bassa lavoro ancora delle maglie alte, quindi faccio 1, scusate, non chiuse, così. 1,
2, 3, 4 e con le 3 catenelle sono 5 maglie alte e adesso chiudo. Conto 1, 2 maglie, nella terza lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, rientro nella maglia bassa e lavoro ancora 4 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2, 3, 4, chiudo, salto 2 maglie, nella terza lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, rientro nella maglia bassa e lavoro 4 maglie alte chiuse a metà, 1, 2, 3, 4 e chiudo, salto 2 maglie e nella terza una maglia bassa, così. Quindi questo è il bordino che ho fatto. Invece di 4 maglie alte ne potete fare 3, invece di 5 maglie alte, comprese le 3 catenelle, fate 4 in tutto, ok? Io ne ho fatte 5 e questo è il bordo. Poi la stessa lavorazione l'ho fatto anche nel bordo delle maniche. Qui invece lo scollo, la scollatura V, l'ho lasciata proprio in questa maniera. Voi se volete potete fare un bordino, oppure lo lasciate così come ho fatto io, va bene? Quindi spero che, insomma, sono stata chiara nella spiegazione di questa maglia, soprattutto per quanto riguarda lo scollo. E se c'è qualche problema contattatemi su Messenger e cercherò di aiutarvi, ok? Bene, il tutorial è finito, spero che, insomma, è stato di vostro gradimento. Un bacione a tutti e al prossimo tutorial. Ciao!